Lino Polidori, presidente del Rotary Club Pescara Ovest, come mai avete scelto questo luogo? E naturalmente si parlerà di tradizioni e di prodotti tipici della nostra regione. Noi abbiamo scelto questo luogo proprio perché il professor Di Silverio ha voluto con questa struttura lasciare un segno sul territorio che è appunto legato alla tradizione e alla cultura, e quindi noi abbiamo pensato bene, soprattutto in un ambito attuale dove l'agricoltura sembra che cominci ad avere un certo risveglio, di creare un punto di incontro in cui persone e amanti, esperti, discutano su queste tematiche principali che sono la ricchezza del nostro territorio, che appunto è l'olio, il vino e anche gli arrosticini, di cui noi siamo detentori come primato per quanto riguarda questo prodotto particolare. Uno dei tesori vestini è indubbiamente l'extravergine d'oliva, il cui tema è stato trattato da uno dei più illustri esperti, il professor Leonardo Seghetti. Ma io personalmente ritengo che l'olio d'oliva extravergine è meraviglioso, perché quando noi lo assaggiamo deve ricordare a chi lo degusta la pianta e il frutto da dove deriva. Quando l'olio non ha nessuna sensazione d'origine, quando l'olio presenta anche dei difetti, vuol dire che c'è qualcosa che non va. La terra dei Vestini è generosa e ricca di storia, come racconta Rocco Pasetti, affermato produttore di vino. Il territorio vestino, che va da Città Sant'Angelo fino all'entroterra, alla zona di Alanno Rosciano, è un territorio che gode della presenza anche di tante famiglie nobiliari. Avevano impianti di vigneto, coltivavano la vigna, acquisivano elementi e conoscenza anche fuori regione, anche dalla Francia. L'arrosticino d'Abruzzo è conosciuto dovunque, eppure in Abruzzo le pecore sono poche. E questa è la preoccupazione di Roberto Di Domenico, titolare di Spiedì. Mancano sì le pecore, adesso stiamo vedendo, io sto lottando da anni per cercare di rimettere sugli allevamenti e speriamo che ci riesca, una dura battaglia, così cerchiamo di superare anche il discorso non si può chiamare più arrosticino d'Abruzzo, che io comunque ritengo giustamente, perché se la carne non è abruzzese come si fa a ingannare i consumatori dicendo arrosticino d'Abruzzo? Magari prodotto in Abruzzo, questo sì.